Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È venerdì 18 agosto del 2023, quindi ormai è finita la pausa, la lunga pausa estiva. Il calciomercato vero e proprio finirà il 31 agosto. È finita ormai quella che è la fase di precampionato. Il weekend sta per iniziare il weekend della prima giornata di campionato, quella che per il Milan in realtà sarà un lunedì a Bologna, contro appunto la squadra di Thiago Motta. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Come detto, in realtà però il mercato non è finito qui, anche perché il mercato del Milan in realtà, che è iniziato presto, è andato avanti tanto, tanto, tanto intensamente nel mese di luglio. Ad agosto, come era ovvio, insomma, si è preso un po' di tempo per tirare il freno e capire ancora cosa mancava. Vivrà ancora di movimento in queste ultime, facciamo due conti rapidi, 13 giorni circa di calciomercato. Prima di parlare di ciò, volevo fare un viaggio velocissimo su Gazzetta dello Sport, dove c'è un titolo. Ovviamente è uno scherzo, anche il titolo credo peggiore della storia del giornalismo per il Milan, cioè un Milan internazionale, cioè mettere vicino quelle due parole lì. Sì, diciamo che vabbè, comunque facciamo finta che abbia il significato che poi hanno voluto mostrare. Esattamente, il significato è presto detto, come scrive Gazzetta, manca Calabria, quindi a Bologna ci saranno 11 stranieri. Li andiamo a vedere velocemente. Quelli qui, Bea, sono Maignan in porta, Kalulu, Tomori, Ciao e Teo Hernandez in difesa, con Loftus-Cheek, Krunic e Reinders a centrocampo, Pulisic e Leao sugli esterni a supportare Olivier Giroud. Questi sono, come detto, gli 11 stranieri del Milan, gli 11 internazionali del Milan. Tra poco ne parliamo, tra l'altro, del perno centrale, ovvero di Radek Krunic. Potrebbero raggiungersene altri, e adesso anche di questo parliamo, soprattutto in difesa e davanti, per la punta, non si fanno ovviamente nomi di italiani. Bea, prima di passare sul mercato, la formazione ormai sembra praticamente decisa da 3 settimane, forse quasi, non dico un mesetto, ma quasi, per l'inizio a Bologna, corretto? Guarda, credo che per lui, cioè per Pioli, in questo momento sia la formazione migliore. E io continuo a nutrire dubbi sul centrocampo, soprattutto sull'asse centrale. E poi è chiaro che, sai, quando un reparto è tutto completamente nuovo, perché sì, è vero, Radek Krunic c'era, ha giocato tanto anche l'anno scorso, però in quel ruolo così centrale, in un centrocampo a tre, non l'abbiamo visto, quindi è come se fosse di fatto un centrocampo completamente nuovo. E sì, cioè, mi sembra la formazione giusta. Poi se mi chiedi avresti fatto altro, sì, però per quelli che abbiamo mi sembra la formazione giusta. Io spero che in futuro vedremo Chukwueze tra gli 11 titolari, però considerando quando è arrivato e quando è arrivato Pulisic, ci può stare che a Bologna sia così. E quindi a Bologna sarà questa la formazione. La vediamo, la formazione del Milan, mentre saluto il carissimo che è passato in motorino. Blindare Maignan, Mike fino al 2028, poi c'è Krunic, obiettivo rinnovi, scrive oggi Gazzetta. Ne prendo per fare un piccolo ragionamento, poi andiamo su Pellegrino. Su Mike la questione era, non ti dico all'ordine del giorno, ma quasi già in primavera scorsa, sì, quando con la vecchia dirigenza si è già iniziato a parlare di rinnovo anche in maniera abbastanza concreta. Sì, erano anche abbastanza avanti le trattative per il rinnovo di Mike. È ovvio che Mike va portato ai livelli dei top 4, 5, 6 di rosa, non può ritrovarsi ovviamente con uno stipendio che è inferiore a tanti ormai in rosa del Milan, nonostante il suo valore sia invece almeno nei top 5, se non nei top 3 di squadra. Sì.
No, infatti credo che questo sia uno degli obiettivi principali. Onestamente spero anche che si possa concretizzare velocemente, perché appunto, come hai detto tu, Mike è davvero importante anche dal punto di vista carismatico, con le perdite che abbiamo avuto l'anno scorso, credo che Mike quest'anno avrà un ruolo molto importante, quindi è da blindare. E poi è chiaro che, sai, nel calciomercato di oggi blindi, però non sai mai quanto possa essere forte quel lucchetto, no? Però nel dubbio io prima possibile Mike adeguerei il contratto perché comunque se lo merita e perché, come dicevo, è fondamentale. E poi c'è Krunic, come scrive Gazzetta, che ha vissuto un'ultima parte di mercato un po' movimentata, sta vivendo ancora in realtà una parte di mercato movimentata perché l'offerta del Fenerbahce a lui c'è ed è concreta e ha già anche accettato. Significa per lui avere sul piatto un'offerta che gli raddoppia lo stipendio e ha 30 anni. Poi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, eccetera. Però se a un giocatore di 30 anni viene offerto il raddoppio dell'ingaggio, è ovvio che ci stia che pensi e che possa spingere per quella soluzione o quantomeno spinga per avere anche nella prossima stagione, nonostante magari resti al Milan, lo stesso tipo di contratto. Cosa che a quel punto non ti dico che sia quasi scontata che accada, però le cose sono due. O il Fener mette sul piatto i soldi veri, e sono almeno 10-12, perché se no non se ne fa nulla, altrimenti Rade probabilmente verrà accontentato dal Milan, non so se alla cifra esatta del Fener, ma quantomeno verrà portata a un livello superiore di ingaggio. Perché? Perché l'abbiamo visto prima, è il perno centrale della squadra. Poi anche lì può piacere o non piacere. So che a tanti non piace, ma se gioca ed è titolare, mi pare quasi scontato che accada ciò. Però ad oggi, infatti, come hai detto tu, poi per Stefano Pioli lo è, mi sembra che abbia speso delle parole importanti per Krunic, l'ha sempre comunque considerato un giocatore fondamentale, quest'anno mi pare che a maggior ragione l'abbia più di altre stagioni, l'abbia eletto, come hai detto tu, a perno del suo centrocampo. Quindi per il nostro allenatore è importante. È importante per tutti, in realtà l'abbiamo visto in questa stagione. Rade gioca e abbiamo visto anche in questo precampionato che anche il Musa stesso delle ultime due amichevoli è sempre stato dirottato a far la mezzala. Quindi il perno centrale lo fa lui e in alternativa lo farà Reinders proprio. Quindi non c'è un vero e proprio giocatore che magari lo può scalzare o viene deciso che a un certo punto Reinders da mezzala va a fare il perno centrale del centrocampo a 3, e allora altro discorso, anzi altri discorsi che implicano tante cose lì a centrocampo, oppure diventerà lui, rimarrà lui il titolare, comunque giocherà la maggior parte delle partite proprio Rade. Un veloce passaggio dal buon Matteo Moretto, che se per caso ci stai guardando, saluto, ciao Matte. Su Marco Pellegrino, che Sì. è il difensore del Platense, che il Milan ha adocchiato e sta iniziando a trattare in maniera concreta, le cifre sono inferiori ai 10, quindi di ben inferiori ai 10, quindi e comunque si tratterebbe di un investimento contenuto per un Sì. giocatore che in questo momento verrebbe per fare il quinto, ma come abbiamo detto nello scorso obbligo di riscatto, Bea. È vero, verrebbe con la prospettiva di essere un giovane che si aggrega al pacchetto difensori, ma tolti i due che in questo momento appaiono i titolari, ovvero Tomori e Ciao. Ciao. Rimane Kier, rimane Kalulu che però un po' lo stiamo vedendo, si sta già alternando a destra. È quinto sulla carta. Il rischio, il bene per lui, è che si ritrovi presto a essere, non ti dico il terzo, ma almeno il quarto. Quindi Sì, bisogna essere convinti. non è lontanissimo il campo per lui, se ci pensi, a livello gerarchico. Quindi, non ti dico che deve essere un giocatore pronto, però comunque deve essere visto in quell'ottica che hai detto tu, cioè che magari non è il terzo,
ma subito, subito dopo. L'altro nome che si era fatto per la difesa è sempre quello di Costantinos Kouliarakis, però qui si viaggia sopra la doppia cifra, perché il PAOK chiede più dei 10 milioni di base, quindi stiamo a vedere come andrà la vicenda. È ovvio che un difensore centrale di investimento arriverà, quindi giovane, a titolo definitivo, Mancino arriverà. Per completare il reparto, chiudiamo Bea parlando anche della punta. La punta invece rimane il solito discorso che abbiamo fatto ieri, ovvero sarà un'occasione, un prestito, un giocatore che va a completare il reparto, un giocatore che magari si può smuovere tutto quanto, non ti dico oggi, venerdì 18 di agosto, ma magari nei giorni ultimi del mercato. E chi ti chiedi ieri un po' parlando, non ti dico che si sia tolto dal mercato internazionale perché ha detto che gli piacerebbe rimanere in Francia e quindi le alternative non ce ne sono tantissime. Più o meno si dovrà tornare a bussare al Chelsea. Credo di sì, anche se, diciamo, sai, il nome che abbiamo citato l'altro giorno, quello di Broja, si porta dietro quell'infortunio che, insomma, non è propriamente l'ideale, no? Perché sappiamo, poi, per carità, magari arriva e fa benissimo, gioca sempre, però quando subisci quel tipo di infortunio, la stagione dopo è sempre un po' un'incognita. Sinceramente, io se devo mettere di fianco Olivier Giroud un giocatore che sta uscendo da un infortunio così, non sono convintissima, anche perché voglio dire, ok che c'è Olivier Giroud, però deve essere anche un giocatore disponibile, anche perché le partite sono tante, il calendario, soprattutto nella parte iniziale, è importante. Eviterei un giocatore che esce da quel tipo di infortunio. Poi per carità saranno loro a valutare. Bene, noi siamo arrivati in chiusura, ti saluto, ti ringrazio, ti auguro buon weekend, anche perché è l'ultimo di Grazie a voi. vacanze, perché poi si torna lunedì a Sì, palinsesto completo, a si torna palinsesto lunedì. Io completo. vi aspetto questa sera insieme a Carlo Pellegatti. Esattamente, breve recap, obbligo di riscatto finisce qui per questa settimana, domani e dopodomani sono gli ultimi 2 giorni di stacco della radio, perché poi stasera, sì, c'è Radio Rossonera Talk con Carlo Pellegatti e con Bea. Dopodiché si riparte lunedì con tutti gli appuntamenti classici della radio. E quindi obbligo di riscatto, chiama Milan sull'altra piattaforma, poi c'è Lunch, il talk, il pre e il post partita. Non ci sarà Filo Rossonero che riparte martedì proprio perché siamo a Bologna per la prima di campionato. Bea, grazie e buona giornata. Grazie a voi, ciao a tutti, a dopo.